Innanzitutto grazie di questo invito, di questa occasione di confronto tra mondi molto diversi. Mi sono appuntato alcune riflessioni. Innanzitutto parliamoci chiaro, noi in Italia siamo nel Mediterraneo e siamo in uno di quelli che dal punto di vista del cambiamento climatico vengono identificati come i punti chiave, gli hotspot del cambiamento climatico. Però spesso tendiamo a sottovalutare il fatto che per le caratteristiche che noi viviamo, che rappresentano le qualità dei sistemi, degli ecosistemi in cui viviamo, il cambiamento globale e l'atteso cambiamento, quello che sperimentiamo, come prima diceva il professor Dono, il cambiamento climatico che già viviamo è quello atteso. In realtà è una minaccia per un sistema, cioè quello mediterraneo, in cui la biodiversità, anzi la diversità biologica e culturale che noi abbiamo e che è particolarmente ricca e interconnessa e strutturata anche dal punto di vista sociale e storico. Prima si faceva riferimento alle produzioni di qualità, per esempio i vini di qualità, vendere, distribuire una bottiglia di vino non è solo distribuire il contenuto della bottiglia, ma è portare un'esperienza umana, portare quindi un prodotto che ha molti aspetti di valore aggiunto. Questa visione non l'ho creata io, l'ho ascoltata da un responsabile di un grande gruppo internazionale che è Sugrape, che sono i produttori del Porto Sandeman, e questa struttura ha una sua struttura di ricerca molto avanzata con la quale mi è capitata la fortuna di interagire e di creare anche percorsi di rilevanza scientifica. Allora, il cambiamento climatico per noi nel Mediterraneo sarà un elemento molto impattante, molto più di altre situazioni, proprio perché la ricchezza della biodiversità e l'interlacciamento tra vari piani è particolarmente forte e ricco nel nostro bacino, nel Mare Nostrum. Per cui la sfida per questa regione, cioè intesa come tutto il Mediterraneo, e noi ci siamo proprio al centro, in realtà è aumentare la sua capacità di recupero di questo complesso patrimonio ecologico, economico e culturale, che non solo è di rilevanza mondiale, ma in questo momento in cui viviamo, cioè in quest'era, si trova ad affrontare una situazione in cui le risorse a disposizione sono decrescenti. Noi quest'anno abbiamo parlato dell'estate, che è stata seconda solo al 2003 dal punto di vista termico, che è stata particolarmente siccitosa, ma in realtà le estati sono quasi sempre siccitose. Il problema vero è che è dallo scorso inverno che abbiamo accumulato un deficit di precipitazione che praticamente non abbiamo mai registrato dal 1800. Cioè sono più di 200 anni che noi non registriamo una situazione di carenza idrica generalizzata, tra l'altro focalizzata al centro dell'Italia. Allora, questi elementi rappresentano delle vulnerabilità che noi dobbiamo cogliere, e rispetto ad altri settori, quello industriale, energetico, dei trasporti, in realtà l'agricoltura è molto più avanzata, è molto più avanti rispetto a tutti gli altri settori, semplicemente perché nasce all'aperto. E quindi è evidente che il problema dell'impatto anche economico, che fortunatamente in Italia, e attenzione perché l'esperienza che è stata prodotta qui in Italia, anche grazie proprio a finanziamenti del Ministero, quindi attraverso uno sforzo economico interno, è di grande qualità. E quando si parlava prima, appunto, anche attraverso l'esperienza di Max Ur, proprio grazie a quell'impegno che noi nel futuro potremmo negoziare con paesi europei che stanno al di sopra delle Alpi, ai quali il problema dell'acqua, per i quali il problema dell'acqua non esisterà,
per i quali ci saranno molti più vantaggi nell'avere una temperatura più alta, ebbene nel futuro la nostra forza di negoziazione sarà sostanzialmente legata a questi sforzi che abbiamo fatto nel passato e che forse riusciremo ancora a capitalizzare. Allora il punto critico è che l'agricoltura si trova in una situazione ovviamente, naturalmente più esposta, ma è anche più avvantaggiata e può in qualche maniera cogliere gli aspetti fondamentali della sfida, che è soprattutto umana. Non esistono altre dimensioni, non c'è una dimensione soltanto fisica dal punto di vista dei cambiamenti climatici o economica, è umana. Qui serve una rivoluzione dal punto di vista, diciamo, non solo della nostra percezione, ma proprio nelle nostre scelte. Allora, vi ricordo solo alcune brevissime cose. Noi non abbiamo solo un problema dell'acqua che non abbiamo noi. Il 38% delle necessità dell'Europa, diciamo tutta compresa, da nord a sud, legate alle importazioni, dipendono, il 38% di queste, dipendono da paesi che non sono ovviamente in Europa o nel Mediterraneo, ma nel resto del mondo, e questi paesi vivono una situazione di scarsità d'acqua. Allora, questa vulnerabilità che noi importiamo in realtà rappresenta un fattore aggravante della situazione, ma qui noi possiamo cogliere degli aspetti perché possiamo mettere a frutto anche l'eccellenza della ricerca per cogliere gli aspetti positivi e andare nella direzione auspicata, cioè di un dialogo più proficuo ma soprattutto più efficiente per dare risposte rispetto a semplicemente cogliere e individuare le giuste domande. Allora mi sono appuntato una frase così, che l'affascinante obiettivo a lungo termine è rendere l'agricoltura e i sistemi alimentari europei più competitivi, resilienti ed efficienti di fronte ai cambiamenti climatici, utilizzando ad esempio i servizi climatici, cioè un'informazione che coglie proprio l'aspetto dell'ultimo miglio, cioè un aspetto che è un non tecnico, un aspetto altamente di qualità dal punto di vista climatico, che un non tecnico può utilizzare per scegliere cosa fare nel prossimo futuro. E questo rappresenta una grande opportunità, soprattutto per noi in Italia, al centro del Mediterraneo. Chiudo questo spazio e ringrazio Pierpaolo di avermi concesso, con una frase di Tiziano Terzani: o si cambia o tutto si ripete. Io aggiungo se va molto bene, perché il futuro non è così roseo. Grazie.